Ciao ragazzi, eccoci in diretta con la nuova rubrica Cinepatia con il buon Tom Savini, qua maestro degli effetti speciali e anche attore che ci ha introdotto a questo nuovo appuntamento con una mannaiata sulla testa di un simpatico zombie. Questa sera è una serata che, come dire, introduce il contenuto di Cinepatia in maniera mista, nel senso che lancio questa nuova rubrica, la lancio con un amico con cui ho già lavorato e che non soltanto è un esperto eccezionale di cinema, ma è anche una persona che ha il cinema dentro e lo vedrete, lo sentirete, insomma, dalla passione con cui racconta tutti i dettagli, ma ci siamo detti: da che cosa possiamo incominciare, ecco, questa sera? Possiamo incominciare da qualcosa, ho proposto così, facciamo una sorta di medley, ecco, con quello che è il contenuto della Botteguccia dei Sigilli, con il crimine, l'oscurità, l'esoterismo. Ho detto, facciamo qualcosa di fortemente introduttivo in questo senso, e allora ho detto facciamo una prima puntata dedicata ai set cinematografici maledetti. In realtà è stata un'idea proprio del mio amico, insomma, Alessandro Ponziani, con cui ho avuto occasione di lavorare su Ground Zero. Ma bando alle ciance, insomma, perché stasera ce n'è da vedere delle belle. I set cinematografici maledetti, e chiamo subito con me Alessandro, contentissimo di averti con me. Buonasera Alessandro. Ciao, ciao a tutti, benvenuti in Cinematia, che Come faremo stai? con psicopatia? Esatto, assolutamente. I due personaggi che avete davanti, insomma, chi non mi conosce, chi non ci conosce, so, si renderà conto che, insomma, un pochettino di contenuto Poettino, è insomma, assolutamente. finiamo con la psicopatia assolutamente, molti di loro. Ok. Allora, ragazzi, questa sera i set cinematografici maledetti. Ovviamente, noi abbiamo scelto una serie di film. Tanto saluto subito Gnoma Zoe, sempre super presente. Allora, che dire? Abbiamo scelto in realtà una serie di film, ragazzi, che non sono necessariamente, come dire, determinati dal fatto che sia per forza successo qualcosa di medianico piuttosto che esoterico, o perlomeno non per tutti. Ci sono dei film che sono passati alla storia, almeno due di questi, se non tre, come set maledetti dal punto di vista del porca miseria che fatica ci è voluto per portare a termine questo film, ecco. Ma Assolutamente. perché, insomma, è abbastanza, ce ne sono alcuni, adesso vedrete, insomma, probabilmente li conoscerete, eccetera. Io andrei subito a partire, insomma, con quello che è il nostro contenuto, anche se stasera chi se ne frega, anche se sforiamo un po', l'abbiamo detto. Allora, io ti propongo subito e propongo agli amici quello che è la prima scelta per noi, che era doverosa. Era doverosa sia in termini di set, ma doverosa ovviamente, soprattutto in termini di contenuti. Ecco, Rosemary's Baby. Qui vi faccio vedere quello che è il romanzo. Ovviamente, Roman Polanski, un film che ha lasciato il segno da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'impatto sul pubblico, sia dal punto di vista di quello che è successo o quello che non è successo, anche qui, insomma, sul set. Io ti chiamo subito in causa, insomma, qua siamo di fronte a dei grandissimi, vabbè, regista e attori, Vabbè, non si discute. questo è un film che a distanza insomma, di tutti questi anni, perché del 1968 viene ancora commentato, amato, odiato, non ha mai lasciato indifferenti. Io partirei dal fatto che è stato definito il primo horror dell'era Watergate, Rosemary's Baby, perché Sì. comunque nasce il segno della paranoia e del sospetto. Qui c'è la coppia di protagonisti, mi avvarlo John Cassavetes, sono sposi che vanno a vivere in questo nuovo palazzo in Dakota, che insomma Esatto. già
evoca memorie nefaste. Eccolo qua. E perché di fronte a questo palazzo, come molti di voi sapranno, è ucciso John Lennon. Quindi partiamo subito con una notizia Sì, non andiamo, indifferente. insomma, è un è il palazzo, insomma, che è rimasto alla storia Esatto, qualche per anno quello, ma dopo. qualche anno dopo. Ma anche perché il film è nato comunque sotto i peggiori auspici, perché non soltanto per la strage di Siero Drive, dove purtroppo perse la vita Sharon Tate, che era la moglie di Polanski, che era giovanissima incinta, Eccolo qua. oltretutto. Polanski disse che aveva trovato la donna della sua vita, perché Sharon Tate, oltretutto, oltre ad essere brava, bella, era una persona molto gentile, molto aperta alle nuove amicizie, si fidava delle persone, purtroppo una fiducia un po' mal riposta, perché poi è successo quello che è successo, ma a prescindere da questo, il film nasce sotto cattivi auspici perché, anche per quello che è successo durante la lavorazione, il produttore William Cass del film riceveva, pensate, 50 lettere al giorno di persone che lo insultavano, lo minacciavano, gli dicevano: stai facendo un film che rovinerà Sì. tutto, ti auguriamo una morte lenta e penosa, gli scrivevano. E la cosa assurda è che questo purtroppo in realtà accadde, perché Esattamente. lui morì nel 1977 per una malattia renale particolarmente penosa per lui. Sì. Quindi, senza, cioè, scomodare un'aura lugubre o comunque eccessivamente oscura, in realtà delle cose successero. Poi sta agli altri capire se ci fossero legami con quello che il film raccontava, in realtà. Sì, perché lui veniva aggredito da queste lettere proprio come, insomma, stai davvero riportando il figlio del diavolo Il diavolo, esatto. sulla terra, ecco, stai facendo qualcosa Sì, di che. dicevano grazie a te o a causa tua l'anticristo tornerà nelle nostre vite, cioè, il tenore delle lettere era questo. Sì, qualcosa di incredibile. Purtroppo non fu l'unica tragedia, perché poi ci fu il compositore delle musiche, tra l'altro bellissime, Christoph Komeda, che a soli 38 anni morì per una lesione cerebrale che sembrava spuntata dal nulla, perché in realtà non aveva mai sofferto, credo, di questa patologia, questo Sì, ragazzo che aveva 38 anni. aveva fatto quella caduta che qualcuno ha collegato a una caduta, però in effetti non confermata, che qualcuno ha collegato alla caduta che c'è nel film dell'amico, insomma, della protagonista che in qualche maniera cerca di metterla in guardia da quello che sta accadendo, insomma, dal possibile legame. Ma effettivamente è un film che per quanto riguarda la mia botteguccia di tinte fosche ne ha tantissime, perché al di là di quello che è successo, insomma, nel Dakota, che ragazzi, è il palazzo in cui un amico abbastanza importante di Mia Farrow ha perso la vita l'8 dicembre del 1981, ed è una persona molto famosa perché John Lennon, insomma, è stato ucciso da un fan cosiddetto, da un fan fanatico, ecco. Però poi, al di là della questione che riguarda questo signore qua, che è Charles Manson, insomma, che dovrebbe aver teoricamente guidato questi tre personaggi che adesso vi faccio vedere, che sono i reali pratici assassini, insomma, del massacro di Cielo Drive: Tex Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel, una parte della cosiddetta Manson Family. Però si dice anche che per fare il film sia stata richiesto l'intervento di questo personaggio qua, che io ho trattato in una puntata della Botteguccia, ovvero Anton LaVey, il capo della Chiesa di Satana,
cosa mai confermata in realtà da Polanski e neanche confermato un cameo di io non l'ho visto Anton LaVey nel film, poi dopo non so se effettivamente camuffato che No, io ho letto che doveva fare il diavolo, ok. proprio, doveva Però interpretare proprio il diavolo. che ci sarebbe stato dentro. Diciamo che in linea di massima io non credo appunto che lui possa essere apparso facendo un cioè conoscendo la personalità per quello che ho studiato, letto e trattato anche, andatevi a vedere insomma la puntata che gli ho dedicato alla Botteguccia, ma insomma considerando il carisma e la stima di sé che aveva Anton LaVey, sicuramente non ha fatto un cameo, come dire, travestito. In qualche maniera strana, ecco, questo mi sembrerebbe molto, 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 molto strano. So. Però già un film che effettivamente si è portato dietro un alone e continua a portarsi dietro un alone ancora oggi, incredibile, veramente. Ma assolutamente sì, perché poi è diventato un'ideologia, addirittura ultimamente Tarantino praticamente ha ricostruito il fatto nel film C'era una volta Hollywood, Sì. dove Sharon Tate interpretata da Margot Robbie, ma insomma tutto il cinema poi si è confrontato, come voi anche dite nelle vostre trasmissioni, con la strage di Cerro Drive. Addirittura hanno fatto film con Charlie Sayles di Mary Harron su Manson, o comunque la letteratura, è uno spartiacque. Io ultimamente ho letto un libro sulla plantazione di Chinatown e Polanski continuava a dire che il volto dell'America è cambiato dopo quel fatto. Mi Incredibile. ha fatto ridere. Tanto ti saluto, grazie per la tua presenza, Paolo. Chiamo così mia suocera Antonia LaVey, non ha ancora realizzato. Buonasera a tutti, Paolo, grazie per Meno essere con noi. male. Buonasera. Non ha ancora realizzato, però vabbè. Ognuno sposato ha una suocera in qualche maniera da chiamare Antonia LaVey, per cui in qualche maniera te la sei cercata, Paolo, in qualche Sarà maniera. contentissima. Immagino. Però ha detto che non ha ancora realizzato, quindi in realtà Ah, ok, non è sa di che vero, cosa si scusa. tratta, probabilmente. E grazie per essere con noi. Grazie. Ovviamente Rosemary's Baby è il primo dei film, ma perché ne necessariamente era insomma, fondamentale. Tra l'altro c'era stato anche, al di là del Dakota e l'8 dicembre del 1980, l'assassinio di John Lennon, insomma, le gravidanze incrociate, ci sono veramente Il divorzio di mia tantissime. madre, Il divorzio di Mia Farrow da Frank Sinatra da Prezzina. praticamente, e tra l'altro mi sembrava di avere anche una bella foto di, eccola qua, di Frank Sinatra, andiamo a mostrarla, Frank Sinatra, Mia Farrow. eccolo qua, c'è stato insomma, questo divorzio in corso d'opera sostanzialmente, Sì, gli ha fatto avere le carte di divorzio sul set. E, insomma, veramente un film che è degno di essere utilizzato come ariete, ecco, per entrare in argomento. Ma grazie a te, Paolo, per essere con noi. Oh, un abbraccio e un abbraccio ad Antonia LaVey anche, ovviamente, visto che siamo in Ciao. situazione, ecco. Allora, il prossimo film è un film che teoricamente non viene annoverato, ecco, come abbiamo detto, all'interno dei film che presentano un ambiente esoterico, ma No. che è un film che per regista, per attore e per le condizioni è un film che ha fatto la differenza. Faccio la storia di Hollywood, la storia in realtà del cinema mondiale, non di Hollywood, ed è un film del 1982, Fitzcarraldo di Werner Herzog con niente po' di meno che l'uomo, forse uno degli uomini più matti della storia del cinema, perché effettivamente, insomma, Klaus Kinski. E adesso Generico. ti lascio a briglia sciolta, anzi dico, è iniziato tutto, così poi ti lascio a briglia sciolta, è iniziato dalla sostituzione perché non doveva essere lui, ma doveva essere Jason Roberts. E Jason no, Roberts, assurdo.
Ragazzi, Jason Robards, vi dico semplicemente, c'era una volta il West, per chi non riuscisse, ecco, a collocare immediatamente Jason Robards. Però Jason Robards venne praticamente preso da, ragazzi, da una botta di dissenteria a causa delle zone della foresta in cui si girava. E non c'era nessuno, guarda caso, il matto numero uno, ragazzi, poi io dico il matto, ma insomma, è anche uno dei numeri uno. Il matto numero uno ha detto subito sì, Klaus Kinski, e non l'avesse mai fatto, o no? Perché effettivamente, che ci dice Alessandro? Ma allora, prima di tutto vorrei iniziare con un'informazione tra virgolette di servizio, perché esiste un libro che Ok. documenta la lavorazione del film, secondo me andrebbe letto. Io ammetto che non l'ho letto, ma dopo quello che ho letto penso che andrebbe comprato, che si intitola La conquista dell'inutile. Scusa, Quindi già c'è stato un disturbo, ripeticelo, Alessandro. La conquista dell'inutile Ah, si la chiama conquista il libro. dell'inutile. Ok, perfetto. Mondadori, quindi se volete, dove si documenta è una sorta di una cosa a metà fra diari di set Sì. scritti dallo stesso Herzog e cose che sono accadute durante la lavorazione. Allora, qui inizio con una frase: chi sogna può muovere una montagna, si dice Esatto, nel film, no? esatto. Cioè il barone interpretato da sto pazzo. Di Klaus Kinski, Brian Swinney Fitzgerald, chiamato Fitzcarraldo, è un Fitzcarraldo. pazzo da manicomio, ma lo era sia sul set che fuori dal set. Perché io vi vorrei soltanto dire che si seguivano col fucile Herzog e Kinski, perché erano pazzi, ve lo dico alla romana, così magari arriva anche di più. Qui il punto è che Herzog è cineasta delle imprese di tante. Cioè, lui è riuscito a costruire veramente dei piani per far andare una nave intera su una montagna, non così per finta, l'ha fatto veramente, perché ha voluto imitare l'impresa di Fitzcarraldo. Sì. E ho detto tutto. Ma per fare questo è successo la qualunque. Allora, prima di tutto, Herzog ha avuto l'idea di diventare amico di Jaguarunas. Scusate la mia pronuncia, che era una tribù che voleva l'indipendenza in quel momento, quindi era incazzata nera perché non lo otteneva. Sì. Lui però voleva diventarci amico, utopia, perché questi erano neri di rabbia. È praticamente incappato in una guerra fra Ecuador e Perù, tanto per Herzog alla fine. In questo set ci sono state delle liti continue tra lui e Kinski, e gli indigeni pensavano che fosse un figlio del demonio Kinski, Questo è eccezionale, sì. questo è Avevano fatto, eccezionale, si sono offerti di ucciderlo, è vero o no? Cioè, si sono offerti di di toglierlo dalla parte ucciderlo. loro, sì, di ucciderlo pur di Sì, eliminare la ragazzi, questo è presenza vero, eh? Cioè gli del. indigeni volevano uccidere Klaus Kinski, l'hanno minacciato. Rendetevi conto. E oltretutto attaccavano il set perché non volevano che questi due pazzi, perché in mezzo c'è una divina creatura che è Claudia Cardinale, la quale comunque ha detto che quando è arrivata sul set c'era un cambio che la istruiva 40 gradi, ha Sì. detto una cosa da impazzire. Questi due si superavano sempre in continuazione per quanto a crudezze. Il set era un inferno, anche perché è vero che la prima scelta era Jason Robards, però era stato preso in considerazione pure Mick Jagger Sì, dei Mick Rolling Jagger, Stones, esatto. Sì. il Però vabbè. quale ha detto, Cioè, quando si è trovato di fronte a sto set, ha detto con perché questi sono branco dei pazzi, Ma cioè stanno dato bene, veramente qualcosa di. dice il bello. Infatti, guarda caso, insomma, è che vabbè, alla fine poi da Jason Robards, dicevamo nel backstage, io e Alessandro, che da Jason Robards a Klaus Kinski sicuramente il film è cambiato, ma questo accade sempre quando cambia, insomma, un possibile attore Certo. protagonista.
Però io credo che alla fine il film abbia la faccia, è difficile dirlo a posteriori, però il film credo che abbia la faccia di Klaus Ma sì, Kinski e la assolutamente. personalità, tutto, ecco. Perché se Herzog ha detto che l'unico pazzo che poteva fare una cosa di genere, un'impresa di genere, era Ludwig di Baviera, il re, quello assolutamente folle, che è passato alla storia delle sue follie, perché questa che aveva concepito Herzog era effettivamente una follia. Però Herzog non è nuovo a questo. Perché, per esempio, girò un documentario che si chiama Grizzly Man, dove c'era un uomo, Timothy Treadway, che voleva diventare amico degli orsi. Si era messo in testa che gli orsi potessero diventare amici suoi, e invece poi l'hanno sfranato. E Quindi. beh, esatto, che tra l'altro pensavo che tu me lo proponessi anche quello per questo singolo dettaglio, ma vabbè, quello non è in realtà un set, come dire, maledetto. Sicuramente maledetto per i risultati, non fa, non ha nessun, come dire, non invidia niente a un altro film che vi faremo vedere dopo, quanto a difficoltà tecniche, difficoltà ambientali, eccetera. Però questo è il risultato, ve lo faccio vedere, ragazzi. Alcune navi, almeno due navi che io sappia, sono rimaste lì, perché lui ha deciso non giro con i modellini, cioè giro con le navi vere, Vere, sì, con sì. il beneplacito di Kinski, che probabilmente, insomma, avrà detto con la sua botta di Ma volontà di sì, potenza, avrà detto che figata. certo, perché alla fine è questo il succo, che non voleva imitare una storia, Herzog, la voleva vivere. Esatto, esattamente. Per cui il risultato finale è Stato qualcosa sto di... disastro. Esattamente. Allora, ragazzi, questo, vabbè, a parte questo piccolo soffermarci ancora un attimo su questa foto che abbiamo guardato sia io che Alessandro e l'abbiamo guardata per tempo perché è qualcosa di veramente... Sono quelle Splendore. fotografie che... Beh, Claudia Cardinale un pochettino si dovrà anche essere... Cioè, si doveva probabilmente già essere un pochettino abituata al caldo, ecco. Sì, Però ma poi ha detto, da quello che so, l'hanno trattata molto bene a lei. Enzo poi era giovanissimo, aveva credo, tra i 40 e i 50. un film decisamente, decisamente importante che ha portato tra l'altro alla chiusura con questo attore che è probabilmente uno degli attori più importanti della storia del cinema, Che che voleva essere ripreso di notte perché era ingrassato, quindi a Coppola esattamente. gli ha praticamente causato un infarto quasi tra poco. Però ce l'ha avuto Martincino, un infarto invece reale durante la lavorazione. Il film è stato girato nelle Filippine in 238 giorni, quindi manco di meno. C'è un tifone, Olga, ha distrutto il set. Addirittura la moglie di Coppola poi ha girato un documentario sulla lavorazione, come è successo con Enzo, perché ha scritto un libro, perché insomma suo set è stato un incubo. Coppola che minaccia il suicidio, soldi che vengono spesi inutilmente, gente che va e viene perché se ne va dal set impazzita, quindi è successo un po' di tutto. Anche problemi economici perché si sforavano per quanto riguardava chiaramente il budget che era stato offerto a Coppola, perché succedeva di più. Coppola voleva le cose come diceva lui, addirittura che scriveva di notte la sceneggiatura di John Milius perché non gli piaceva come l'aveva scritta lui, e quindi lui di notte la riscriveva. E questo ha fatto lievitare i costi Sì, all'infinito. ne Però insomma, questo accaddero. più che un Vai, vai. set maledetto, questo è stato un set proprio travagliato a livello climatico, perché succedeva un po' di tutto. Sì, decisamente. Questi tifoni hanno reso veramente la lavorazione un incubo. E hanno dovuto aspettare 2 mesi che si riprendesse Martincino dal parto perché doveva lavorare, il suo Sì. Esatto. posto non poteva essere preso da nessuno all'inizio film. Il film era già stato iniziato, quindi Martincino non poteva essere tagliato fuori, chiaramente.
Questa è l'immagine emblematica di chi Coppola stava veramente rischiando la vita. Sì. Cerca di stare un po' più indietro, Ale, che ogni tanto c'è un po' di quei rumori lì. No, Sì. niente, niente, figurati. Sì, un film decisamente difficoltoso in termini di gestione, sia per coloro che hanno collaborato, sia proprio per la gestione dell'ambiente, dei rapporti fra Coppola Sì, e... ma questa è stata un'impresa anche come quella di Esodo, perché comunque fa parte più o meno il periodo è quello, 79, Sì, quindi a bocca di sì, stampa, intendo. sì, sì. Ma è stata un'impresa pure quella di Coppola, perché lui girava dentro sul tavolino cuore e tempra, Sì, ricorda. sì. Non seguiva una sceneggiatura, aveva letto quel libro e lo aveva ispirato, tipo Sì, lì. esatto. E Quindi aveva intenzione chiaramente sì, di andava a ottenere braccio. questo tipo di risultato, assolutamente. Arriviamo a un altro film che non abbiamo considerato come un film effettivamente relativo a... dei veri e propri problemi dal punto di vista esoterico piuttosto che demonologico, eccetera, ma un film decisamente difficile ed è un film in cui abbiamo detto prima, praticamente abbiamo in copertina purtroppo tre persone che da lì a poco sarebbero decedute entro Sì. molto poco, quindi Clark Gable, Marilyn Sì. E Monroe e Montgomery Clift. Montgomery Clift. Sì, Esatto. erano. Gable è morto addirittura 12 giorni dopo la fine delle riprese. Però si Sì. diceva che uno dei motivi per cui fosse così in affanno, questo l'ho letto dopo perché non lo sapevo, era che era morto nel frattempo il suo grande amico, un attore, Walt Bond, che era un attore dei film di Joe Wayne, e che lui non l'avesse mai superata. Poi il set fu un disastro perché Marilyn arrivava sempre in ritardo. Purtroppo aveva dei problemi perché non voleva interpretare questo ruolo perché si vedeva sempre come un no Kashima, come una biota svampita. Quindi questo ruolo non lo voleva interpretare, sinceramente. E arrivava sempre in ritardo e poi stava divorziando da Arthur Miller. Montgomery Clift qualche anno prima aveva un incidente devastante e andava avanti a forza di droga e oppiacei, perché purtroppo il dolore era forte. Il caldo 38 gradi, quindi questo è un set pure funestato da condizioni climatiche e degli attori Fastidiose, decisamente, un po' tanto protagonisti spaventati. fastidiose. Eh sì, decisamente. Qui abbiamo Tutti anche e una tre, poi i foto. rapporti fra loro non erano buoni tra gli attori, Abbiamo anche purtroppo. una foto di gruppo qua in cui ci sono tutti loro. C'è anche Eli Wallach, che c'è anche Eli Wallach. il marito di Sì, Marilyn che Monroe. secondo me Eli Wallach è l'unico che è stato bene su quel set, perché il Probabilmente resto, sì. Probabilmente sì. gli altri proprio stavano tutti, chi più, chi meno, male. Gable addirittura è morto. Questo è un film che sicuramente, insomma, ha avuto un'importanza abbastanza eccezionale dal punto di vista dei set, per Qui così non c'è niente, dire, come hai dei... detto tu, esoterico, però c'è molto di dolore fisico e Esatto, psichico. esattamente, Assolutamente. esatto. Assolutamente. E niente, nel frattempo ringrazio i ragazzi che sono anche online su Instagram, approfitto per fare questo ringraziamento e Grazie. procedo oltre perché facciamo una piccola citazione di un altro film che prima di arrivare, diciamo, al clou, che è un clou, diciamo, che chiude una sorta di cerchio, no? Da cui abbiamo iniziato, arriviamo anche in chiusura. Prima di arrivare a quello, passiamo da un film che, insomma, Omen, il presagio, un film che è stato effettivamente considerato uno dei film più difficoltosi. Dal punto di vista insomma, di ciò che è successo sia in termini di partecipazione dei
protagonisti, sia effettivamente da quelli che sono stati i risultati anche a lungo termine, perché ha avuto una quantità di persone che ci hanno perso la vita o che hanno in qualche maniera modificato la propria vita in maniera determinante, ecco, ed è effettivamente un film che racconta la storia insomma, di un bambino che è la rappresentazione dell'anticristo che nasce e accadono una serie di morti, di incidenti, ma accadono anche delle robe molto strane, per Sì. esempio, uno dei motivi che porta a pensare a un intervento, fra virgolette, del demonio davvero in questo film è per esempio il fatto che Gregory Peck, prima protagonista, e poi lo sceneggiatore David Seltzer sono stati colpiti entrambi da un fulmine in aereo nell'arco di qualcosa come poco più di una settimana. Per cui sicuramente un film degno di nota. E poi fra le altre c'è stato anche un incidente impressionante perché su decisione del regista un aereo che doveva essere utilizzato non venne più utilizzato per il film e viaggiavano la famiglia di David Seltzer. Questo aereo è caduto ed è andato picchiare praticamente contro una macchina di due persone e decapitando una persona, così come avvenne tra l'altro alla stessa moglie di Richardson, l'altro produttore, che venne decapitata in un incidente d'auto in Belgio, in situazione molto simile. E tra l'altro lui ha descritto il fatto di aver visto questo cartello in cui c'era scritto in fiammingo, immagino, Jeben Pieck van Ommen, Sì. 66,6 km, quindi siete lontani da Come il titolo Omen. del Esatto, è qualcosa veramente di impressionante. È un film che lascia decisamente il segno, perché magari non ne ha fatte tante quanto ne ha fatte, per esempio, L'Esorcista, che veramente dalla morte dell'attrice che fa la madre di Padre Carras a tutto ciò che è accaduto a Max von Sydow, a Jack McGowan che è morto davvero poco dopo il film, la morte del fratello di un motorista, la morte di un guardiano notturno, cioè ce ne sono state veramente di tutti i colori per quanto riguarda L'Esorcista, tra cui anche, prima non ho fatto in tempo a dirvelo, ma è una cosa interessante, la statuetta di Pazuzu che doveva essere mandata in Iraq per girare quello che era stato prequel, o meglio, scusate, non il prequel, la parte iniziale in aggiunta al film e la versione integrale, in realtà doveva arrivare in Iraq, ma fu trovata a Hong Kong. Questa è una cosa che non si è mai spiegata, questi due effettivamente. squinti. Sì. Esatto. Potete andare a vedere Ma qua poi anche qui nella botteguccia, ho fatto un capitolo intero sui demoni, lo trovate nella botteguccia dei sigilli, ho spiegato insomma demone dell'aria di origine assiro-babilonese, insomma un personaggio tra l'altro un demone che veniva utilizzato contro altri demoni, quindi un demone utilizzato in termini umani per combattere altri demoni, era Pazuzu. E ci sono diverse questioni anche legate all'aria, a partire dall'aria tenuta fredda per ottenere quei simpatici getti d'aria fuori dal naso, i protagonisti, eccetera, robe varie sì. ed Oppure eventuali. Qualcosa che. l'infermiere, l'attore che interpretava l'infermiere, che è stato poi arrestato per serial killer, per esempio. Esattamente, Paul cioè. Matteson, quindi Ne sono successe veramente, veramente tantissime. ironi. Sicuramente L'Esorcista, assieme a Rosemary's Baby, è probabilmente, dal punto di vista cosiddetto medianico, è probabilmente il film, come dire, più importante, ecco, mettiamola così, fra tutti i film che abbiamo trattato e che si possono trattare. Abbiamo deciso di Sì. chiudere il cerchio un po' della serata, di iniziarlo in un modo e di chiuderlo, tra virgolette, prima di qualche altro suggerimento, eccetera, abbiamo deciso di chiuderlo con questo film qua, almeno per quanto riguarda, insomma, i primi film trattati, perché mi sembrava fosse
abbastanza inevitabile, no? Alessandro, che dici? Assolutamente, perché qui sono successe. Allora, innanzitutto c'è la famosa questione del fatto che se Tom Hopper non ha mai veramente ammesso che questo fosse vero, che gli scheletri usati nel film fossero veri. Quindi l'attrice che interpreta la madre di Caroline, Jobbie Williams, ha detto che quella scena famosa in cui lei è nell'acqua con gli scheletri, secondo lei erano veri. E questo sembra che sia la causa di tutto quello che poi è successo dopo, durante il set, perché la bambina protagonista, come purtroppo molti di voi sanno, è etero-turca, è morta da bambina su, insomma, poco dopo credo dopo il secondo Poltergeist, Sì. purtroppo. Ed è morta poi in coincidenza di Super Bowl, ok? Che è un Super Bowl particolare perché nel primo Poltergeist il fratello, l'attore che fa il fratello, in camera sua aveva il manifesto di questo Super Bowl. Ok? E Ok. Caroline è morta dopo questo Super Bowl, di cui il fratello aveva il manifesto in camera. Quindi, insomma, Impressionante, cioè una cosa molto impressionante veramente. inquietante. E Sì, poi sono morti decisamente. purtroppo altri attori dopo Julian Beck in Poltergeist 2 e Will Sampson, l'indiano, la sorella di Caroline nel film che è stata uccisa dal suo fidanzato. Quindi Sì. Poltergeist purtroppo è uno dei sette maledetti per antonomasia perché sono morti molti degli attori della saga, non solo del primo film, e poi perché Dominique Dunn, appunto, è lei che è stata uccisa dal fidanzato geloso, sembra, della sua carriera, perché lei in quel momento stava ecco, appunto, si erano veri, fecero così per risparmiare l'inizio di qualche mese, quindi erano veri gli scheletri. Sì, ti dice effettivamente di sì. Sì, questi E qua, quindi, insomma. esatto, molti danno la colpa di queste maledizioni a questi scheletri, perché pensano che ci fossero gli spiriti di questi Sì, morti certo. che resero incerto quello che è stato. Però a parte questo, sono successe veramente molte cose spiacevoli, più che spiacevoli delle tragedie, perché soprattutto quella di Andrew Ruth, che è rimasta proprio, che purtroppo era una bambina, Eh quando è morta. sì, è morta Aveva proprio. 10 anni, credo, Sì, tra così l'altro come era giovanissimo. Poi ridotta in Dominique condizioni Dunn, respiratorie e anche fisicamente, dovuto ai problemi respiratori, ridotta veramente in condizioni, poverina, non, vabbè, sì, fuori stava luogo, malissimo. veramente. Un film che sicuramente si è portato dietro una quantità di contenuti, di storie, di idea di maledizione fra le più potenti della storia del cinema, decisamente, anche perché tratta probabilmente uno degli argomenti poi più, come dire, riportati anche nel cinema, perché sono stati fatti anche un sacco di altri film che trattano questo tipo di Certo. argomento. E sembra essere anche uno degli argomenti, fra virgolette, fra gli argomenti medianici. Uno fra quelli più vicini, fra virgolette, alla interpretazione o all'interesse singolo delle persone, quindi probabilmente tocca molto, ecco, al di là poi di quello che è successo. Il film rende benissimo quello che è successo, cioè rende veramente bene. Assolutamente, anche perché il personaggio della medium, Tangina, è diventato oggetto proprio di culto, che io sappia addirittura, oltre a ricordare quel famoso monologo in cui dice che Caroline non è come gli spiriti che stanno attorno a lei, lei è una presenza viva, lo so, quindi insomma, fa tutto un discorso da Gina in cui dice che Caroline non è come gli spiriti che stanno attorno a lei, quegli spiriti la invidia perché lei è viva e loro Certo. no, quindi è stato oggetto quel monologo, ma anche quel personaggio di Tangina, la medium, ma anche addirittura c'è la bambola che la Sì. rappresenta, quindi, insomma, ha avuto un seguito come sai di te, perché nell'esoterismo ha avuto anche più un seguito dopo Poltergeist. Ciao Elisa, grazie per essere con noi, grazie mille, sono riuscito a Ciao. guardare un quarto d'ora da voi, mi raccomando, la stanza della magia di
di Dona ed Ellie. Mi raccomando, andate a vedere le loro live. Vai tranquilla, grazie mille intanto per essere passata a salutare. È Grazie. un grande piacere. E allora, ragazzi, questo era l'ultimo film da trattare in maniera, diciamo, approfondita. Poi io vi do ovviamente dei dettagli in aggiunta, perché sicuramente ci sono delle questioni relative all'utilizzo di colori e gestione come dire, del make-up, che hanno provocato problemi di ustioni alla pelle, di diversi, insomma, problemi di gestione con quelli che sono stati i costumi di scena per quanto riguarda il Mago di Oz originale, Sì. così come vi butto lì ovviamente anche tutto un ambiente, come dire, medianico più vampiresco letteralmente all'interno di quello che è stato uno Nosferatu di Murnau originale, dovuto principalmente al fatto che colui che ha interpretato il meraviglioso Conte Orlok, che fa la storia, insomma, del cinema da questo punto di vista, è stato interpretato da questo attore qua, che si chiamava Max Schreck, un attore dalle capacità interpretative eccezionale, ma che in qualche maniera è riuscito a passare alla storia come un vero vampiro. Cioè, ancora Un oggi, vero vampiro. esatto, quella storia lì non è stata, come dire, interpretata, ma lui ha semplicemente fatto ciò che era. Tant'è vero che vi consiglio, per chi non l'abbia mai visto, di guardare questo bellissimo film. I due nomi che vedete, insomma, John Malkovich e Willem Dafoe, danno di per sé la garanzia di quello che è il film, che racconta praticamente la storia di Nosferatu di Murnau, raccontata ai giorni, diciamo, nostri. Sarà un film di una ventina d'anni fa, ecco. Mi ricordo che lo vidi forse un po' di più, anche non mi ricordo, forse so, avrò avuto sì 18 Sì. anni, forse l'ho visto su Telepiù ancora, quindi vabbè, i tempi erano quelli lì. Però bello, perché fa interpretare, insomma, in maniera veramente eccezionale Willem Dafoe, Max Schreck e John Malkovich, che vabbè, John Malkovich non ha alcun bisogno di presentazione mai, Presentazione. ma come praticamente tutti gli attori che abbiamo Nominato. citato questa sera. Ragazzi, ce n'è veramente tanta di roba. Se avete qualcosa da dire, da chiedere, eccetera, per me è un grandissimo, grandissimo piacere poter anche Anche per me, chiamare ovviamente. Alessandro a dirci qualcosa. Ringrazio ancora i ragazzi che vedo collegati su Instagram, e Grazie a tutti. non abbiamo ancora scelto, ma quello che io volevo introdurre, che Alessandro adesso mi confermerà, è il fatto che, ragazzi, Cinepatia è iniziata così perché volevamo dare uno, come dire, uno scossone in qualche maniera legato anche all'ambiente della botteguccia, eccetera, però abbiamo intenzione di trattare veramente il cinema a 360 gradi, cioè quindi avremo monografie su personaggi celebri ma classici, avremo monografie su tipologie di cinema, avremo altre puntate come questa in cui magari trattiamo qualcosa di specifico, quindi cercheremo di ampliare quello che io e Alessandro abbiamo già fatto assieme, perché credo che ci unisca, al di là della volontà, come dire, al di là della conoscenza tecnica, in cui in particolare Alessandro è qualcosa di eccezionale, c'è la passione, voglio dire, dietro a questo, quindi la volontà di portarvi qualcosa Beh, certo, di tutti, che non sia assolutamente. monotematico, che non sia semplicemente quel film lì, cioè quel genere lì, cioè deve essere qualcosa. E siamo aperti, come sempre, io lo dico, poi finisco il mio chiacchiericcio esagerato, siamo aperti ai suggerimenti. Quindi, ragazzi, Assolutamente sì, mi certo, raccomandi, è mi ovvio. raccomandi, veramente. È veramente un piacere. Io vi ricordo che giovedì, cioè fra 2 giorni ci sarà la nuova puntata Macabra,
in compagnia del Pellegrino Macabro, in cui, come nuova, insomma, nuova serata della Botteguccia dei Sigilli, vi presenteremo la storia di BTK, Bind, Torture, Kill, il killer che legava, torturava e uccideva e poi rubava anche i vestiti e li indossava per fare autoerotismo sospeso al muro, insomma, di tutto di più, ragazzi, giovedì, veramente di tutto di più col Pellegrino Macabro, che vi saluta, tra l'altro. E io ti ringrazio Paolo, ti ringrazio per la tua presenza e per i Grazie, complimenti, grazie Paolo. perché è sempre difficile anche incominciare, no, Alessandro, una roba nuova, perché non Assolutamente. sai dove esattamente si vuole andare e si ha sempre la sensazione di voler dire o di dire meno di quello che in realtà vorresti dire. Ecco, Certo. questa è la Devi mia... prendere un po', aggiustare il tiro. Esattamente. Assolutamente. E grazie mille Paolo, grazie mille e grazie a Dona ed Ellie, ma ci mancherebbe, avete fatto tardi ragazze. Oh, io guarderò la vostra in differita come voi guarderete un pezzetto della mia, è normale. Beh, Insomma, certo. la stima è Ovvio. reciproca, mi raccomando ragazzi, tutti quelli che ci vedono e che ci seguono vadano anche a vedere il canale di Dona ed Ellie perché anche loro dalle loro carte, dalla loro... come dire, medianicità, dalla divinazione a tutto, fanno anche delle bellissime collaborazioni con personaggi all'interno e all'esterno del mondo, insomma, dell'esoterismo, per cui è un canale. E poi sono due persone con una sensibilità umana veramente alta, per cui ve le consiglio seriamente. E, che dire, se hai qualcosa da aggiungere, Alessandro, io ti lascio libero, poi direi che per stasera, come puntata d'inizio, possiamo anche andare in chiusura, eh. Ti lascio No, io libero. dico solo che abbiamo iniziato con un bell'argomento, secondo me, perché penso sia piaciuto anche a chi ci ha ascoltato, chi ci ha sentito, perché comunque, e poi questo tra le altre cose, è una parte, di quello che è successo nella storia di Cina, perché ci sono stati set anche peggiori di questi. Eh Quindi, sì. Via Col Vento c'è stato un incendio famosissimo, insomma, quindi per esempio. È successo veramente di tutto. È una vera e propria storia del cinema parallela a Sì, quella sì, sì, sì. Poi ufficiale. Quello che è abbiamo la... successo sui set. No, no, vai, vai, vai. Poi No, no, quello che è abbiamo successo sui set. la... Abbiamo lasciato fuori, io credo, come dire, automaticamente, senza neanche dircelo. Ma probabilmente ci è venuto automaticamente di lasciar fuori quei set che non possono essere, secondo me, strettamente definiti maledetti in nessun senso, ma quelli in cui, per esempio, è accaduto qualcosa di estremamente grave, ve ne butto lì uno ai confini della realtà, decapitazione Certo. di due bambini con la severa, insomma, violenza nei confronti di un terzo, senza nessun tipo di attenzione al lavoro minorile anche in campo del cinema. Ecco, quello non, io non l'ho definito come maledetto, l'ho definito come No. una criminale mancanza di attenzione, quindi Di rispetto come ultimamente è successo con quel fatto di Alec Baldwin o comunque come è successo purtroppo sul set del Corvo. Dove sì. Brandon Lee è stato ucciso da uno degli attori che gli doveva sparare la scena, ma con una pistola a salve, e invece era vera. Esattamente, esattamente. Le pallottole erano vere e lui è morto veramente. Quindi, Allora, purtroppo. Paolo Capitini, guarda, anche tu hai ragionissima, però rientra pezzemetri un po' nell'ambiente dei film alla Shining, in cui i problemi più che realmente esoterici, a parte l'incendio finale che è inspiegabile, eccetera, però è un problema soprattutto relativo all'interazione fra le Tra gli persone. attori. Lì abbiamo... poverina, abbiamo una vittima sacrificale e due matti, perché abbiamo uno dei più grandi Sì. geni della storia del cinema e uno dei più grandi matti e geni della storia del cinema, regista e attore. Quindi voglio dire, pensa a una serata con Jack Nicholson e Klaus Kinski assieme a tavola. Ah, bellissimo. In mezzo lì c'era la borraccia di Shelley Duvall, Veramente, purtroppo. che poverina è andata, insomma, è andata in terapia, ha fatto tutto quello che veramente una roba incredibile. Cioè, figurati Hai nel momento in ragione. cui Kubrick va a dire a Nicholson, vai con la mano pesante, ciao, io non voglio neanche immaginare effettivamente.
l'hanno fatta No, veramente, vabbè. Ma io veramente. una volta ho visto una cosa bellissima, quella scena in cui Jack Nicholson, non quella iconica in cui dice Wendy, sono a casa, ma quella in cui sta nella cella frigorifera, più dai bimbi, no? Alla porta. Sì. E allora Kubrick l'ha ripreso, credo, da sotto, o da sopra, adesso non mi ricordo, da un'angolazione comunque particolare. Un minuto prima stava dicendo, quando ha battuto Shaft Kubrick e Nicholson doveva entrare nella parte, non c'è scivolato, non ha fatto nessuno sforzo, c'è scivolato sul Figurati. terzo al ghigno, scivolato Figurati. dentro. Quindi, Allucinante, allucinante veramente. bellissimo. Veramente incredibile, incredibile. Comunque, per dire cosa darei Matteo, cosa darei Teo, Paolo, guarda, allora, dopo uno non sa mai se deve morire fra una settimana, no? Facciamo le corna, però effettivamente se mi dicessero che posso stare una sera cena con Nicholson, con Humphrey Bogart e con Klaus Kinski assieme e ci buttiamo dentro anche quel matto quel matto mica troppo, quel grande attore di Matthew McConaughey assieme per me, per quanto mi riguarda, io dico, però sai, è talmente grossa perché vuoi non andare a cena con Ridley Scott, gli devi ascoltare, raccontami tutto, dall'inizio, da quando ti hanno detto di no a fare tutta la saga di Alien a quando finalmente la stai facendo, raccontami tutto dall'inizio. E poi O dei ragazzi, Blade cioè, voglio dire, Blade Runner non l'ho neanche nominato perché avete visto che c'è una leggera discrepanza nelle sigle, no? Si vede un pochettino quanto amo Blade Runner. E poi, ragazzi, David Lynch. Non andare a cena con David Lynch, no? Runner. Beh, Voglio io dire. sinceramente non saprei dovessi andare a cena con Lynch o con Cronenberg. Devo dire la Sì, verità. beh. E vabbè, non ho detto Carpenter, cioè non ho detto Pure. uno che purtroppo non si può perché la mia prima, anzi, le mie prime due scelte, ragazzi, sono italiane. Le mie prime due scelte sono Gian Maria Volonté e Ugo Tognazzi, se fossero vivi, Ember. sarebbero i primi due. Ci Però credo. una cena probabilmente molto meno seria di quello che ci si aspetta con Volonté, chi lo sa, e molto più seria di quanto ci si aspetta invece con Tognazzi, secondo me, chi lo Con sa. Tognazzi. Però, insomma. Vabbè, ragazzi, io sono contentissimo, che dire, vi ringrazio tantissimo. Adesso Io pure tutti. andiamo. Grazie. Non ve lo annunciamo perché teniamo una sorpresa, anche se io e Alessandro per le prime puntate abbiamo ovviamente già idea di che cosa presentarvi con un misto, Abbiamo insomma. Esatto, apparecchiato. abbiamo apparecchiato e niente, andiamo a togliere adesso qua queste foto. E ringrazio anche tutti di nuovo coloro che Kubrick sdraiato per terra mi dice sbieca su Instagram, sì, anche sdraiato per terra, anche assolutamente, ma Kubrick probabilmente esattamente in quella scena lì che indicavi all'interno del frigorifero, ecco. Sì, credo che brava, Eh credo che fosse sì. sdraiato e riprendesse da sotto Jack Nicholson che batteva sulla porta della cella frigorifera. E il Sì, minuto prima stavano scherzando. Quindi. esatto. Va bene, ragazzi, è stato veramente un piacere, bellissimo stare con Piacere. voi. Sono contentissimo di aver incominciato a fare qualcosa con Alessandro. Insomma, vi siete resi conto perché Anch'io. ancora non lo conosceva e ve ne renderete conto ancora di più. Andiamo con la sigla finale. E ci vediamo con Cinepatia settimana prossima, martedì, come sempre, insomma alle 21:30 e con la botteguccia dei sigilli al giovedì. E poi vi aspetto ovviamente tutti i giorni per un crimine al giorno Ciao, e ciao Paolo. vario aspetto. Un E ciao a abbraccio, tutti, grazie del ciao saluto. Paolo, ciao Donedelli, ciao a tutti quanti. Andiamo con la sigla Ciao a finale. tutti. Ti aspetto un minuto in backstage, Alessandro. Attendimi. Ok. Ciao ciao ragazzi, grazie mille a tutti, grazie mille, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.